Per raggiungere quel tronco d'albero, guarda lì, un cinghiale! Ancora 4 e avremo il pranzo. Una passeggiata nel bosco stimola sempre l'appetito. Ci servono almeno 5 cinghiali. D'accordo, vediamo il tuo appetito. Conosco un buon posto per i cinghiali, sai, in effetti i cinghiali sono come i funghi. Serve solo un cestino più grande. 1, 2. Cosa credi che sia, Asterix? Non lo so, Obelix, ma sembra pericoloso. Nei tuoi sogni hai detto che eri come per romano. Era un incubo, non un sogno, vero? Allora... Lo sapevo! Ragazzi, questa è Olimpia, la gemma della civiltà greca. Era ora che uscissi da qui. Viaggio più veloce quando sono da solo. Ci rivedremo più tardi al villaggio. Alt, stranieri! I visitatori non possono entrare qui! Ma noi non siamo visitatori! Siamo atleti gallo-romani! Vuoi forse altre prove? In tal caso dovrete ottenere l'autorizzazione che vi permetterà di accedere al villaggio olimpico e a tutti gli eventi sportivi! E come otterremo questa autorizzazione? Dovrete acquisire un certificato di appartenenza gallica dai galli e superare delle prove attitudinali. Da dove iniziamo? Dai documenti o dalle prove attitudinali? Oh, mi conosci? Allora occupiamoci subito dei certificati. Che c'è? Siamo qui per un certificato di appartenenza gallica. Ah, mi spiace, ma oggi non sarà possibile. I piccioni che usiamo per comunicare tra i diversi settori sono stati ingabbiati ordini di Brutus. La rete è giù, capisci? Questo è troppo, non credi? Veniamo da lontano per i giochi e vogliamo il nostro certificato. Apri la gabbia dei piccioni! E guardiamoli volare nel blu, dipinto di blu. Ascolta, non fa parte del mio lavoro occuparmi delle gabbie, capisci? Ma se qualcuno le aprisse accidentalmente per sbaglio, capisci? Beh, questa è un'altra storia. Capisci cosa intendo? Perfettamente, vieni, Obelix. Libera 10 piccioni e io mi occuperò dei tuoi certificati. Credo che Idefix abbia trovato qualcosa. Ti chiedo cosa sia questa polvere. Non è zucchero, questo è sicuro. Anche se appiccicosa. Forse potrei usarla per scalare. Puoi anche saltare in alto guardando lontano dal muro e saltando. È molto comodo per afferrare gli appigli alle tue spalle. Eccoti qui. Sono riuscito a trovare Alambicus. Il suo nascondiglio si trova sotto i 3 cipressi rossi. Ottimo lavoro, Sam. Andiamo. Aspetta, c'è un sentiero attraverso il villaggio olimpico che porta lì, ma per accedervi dovrai aprire quell'enorme cancello laggiù. Tutto qui? Andiamo. No, se lo rompi verrai immediatamente bandito dai giochi. Squalificato. Che facciamo allora? Il cancello ha un meccanismo di apertura, attivato da 3 torce. Quando vengono spente, il cancello si chiude. Dunque, immagino ci sia un modo di accendere le torce. Sì, l'unica soluzione consiste nel vincere gli eventi durante le eliminatorie. Obelix, ho come l'impressione che le cose si complichino. Sei pronto? Oh, ora ho il profilo destro. Sono pronto a tutto. Vieni ad aiutarmi! Ehi,
sono quelle macchine? Quello è il meccanismo che ci porterà nella zona VIP. È il luogo dove si trova Brutus. Sam, aspetta, non dirmelo. Lasciami indovinare. Scommetto che per raggiungerlo dovremo vincere degli eventi. Bingo, stavolta si tratta delle qualificazioni. Ma per il momento credo abbiate altre gatte da pelare. Già, una gatta di nome Alambicus. Vieni, Obelix. Una scala per chi? Sono pazzi questi greci. Attenzione, quello è Stazicus. Un consiglio, appena ti vede, neutralizzalo il più velocemente possibile. Se suona l'allarme, i romani arriveranno di corsa da tutte le direzioni. D'accordo, lascia che ti mostri un paio di tecniche furtive. La pantera, il geroglifico, il passo all'indietro e lo stercorario abissino. Allarme intrusi! Sbarrate le uscite! Formazione a quadrato! Troppo tardi! Ci hanno visti! Finiremo il tuo addestramento un'altra volta. È ora di attaccare. Ma ci sono abituato, Benissimo. Salta bomba sul pulsante, dovrebbe funzionare. Guardo, Obelix, cipressi rossi, tre alberi, ci siamo quasi. Non sapevo che gli alberi avessero un significato. Sembra un'altra macchina musicale. Suoniamo un altro concertino in botte maggiore. Ottimo! Ascolta come percuoto queste note. Per il momento non abbiamo molto da fare qui. Specialmente quando ci sono ancora dei romani con cui divertirsi. Sono quei poveri atleti che abbiamo visto allenarsi vicino alle tende. Avevo detto io, hai un problema con il menhir. Vieni ad aiutarmi. Obelix, stai andando nella direzione sbagliata. Andiamo nella direzione opposta. Volevo vedere se funzionava da entrambe le parti. Ho l'impressione che abbiamo gradito il concerto di prima, visto che ci chiedono di spiegare. Mi spiace, ma questa volta non potrò aiutare. Nessun problema. Suonerò un bel assolo di tamburo.
Sono parecchi romani testati da queste parti. Sì, ma noi non siamo da meno. Anaforix, vuoi divertirti un po'? Sto cercando di smettere. C'è niente di meglio di una giornata che inizia col piede giusto. Adoro questa cosa che ci hanno dato per colazione. Che idea stramba, carne d'agnello a fette avvolta nel pane con insalata e salsa rossa. Come si chiama? Non ne ho idea, Obelix, ma spero che tu sia in forma questa mattina. Dobbiamo vincere le qualificazioni a tutti i costi. Oh già, hai ragione, per aiutare la polizia. Ma soprattutto per ottenere l'accesso alle stanze di Brutus. Ricordati che secondo Alambicus è Brutus ad avere la chiave misteriosa. Sì, ricordo. Ma continuo a chiedermi se questi panini greci avrebbero un mercato a casa. D'accordo, non c'è tempo da perdere. Diamo inizio agli eventi per le qualificazioni. Salve, atleti galli. Io sono Ghissa Kiss, il giudice ufficiale delle Olimpiadi. Se vi volete registrare per un evento, è da me che dovete venire. Su questo tabellone potete vedere la vostra posizione. D'accordo! Tutti gli eventi di qualificazione sono accessibili! I giochi possono continuare! Che vinca il migliore! Ehi, Asterix, cosa dobbiamo fare questa volta? Non lo so, Obelix, ma lo scopriremo presto. Spero che i nostri avversari siano più solidi dell'ultima volta, altrimenti non ci sarà sfida. Stile fluido e una traiettoria perfetta! Niente da dire! Medico!
Uno stile accademico, ma efficace. Un salto superbo! Gallica non è certo qui in visita di cortesia. Come nella danza del tacchino! È la prova che la caccia al cinghiale tiene sempre in forma! Tutto va bene, ciò che finisce bene, dicono, è stata una bella fine. Niente da dire, una perfetta fusione di tecnica e potenza! Spettacolo meraviglioso! Pura arte! Il concorrente gallico si è comportato bene, nonostante il suo fisico eccezionale. Che la delegazione gallica sia in piena forma! Squadra gallica non è certo qui in visita di cortesia. Ottimo lancio! Un bel 10 per l'aspetto artistico. Grande risultato e nessun errore. Speriamo che basti.
È ora di prendere parte all'evento, ma non dobbiamo dimenticarci di Alambicus. Abbiamo avuto dei problemi con la dieta a base di olio. Il concorrente gallico si è comportato bene nonostante il suo fisico eccezionale. Niente da dire, una perfetta fusione di tecnica e potenza. Sembra che la delegazione gallica sia in piena forma! Eccezionale. Ecco un vero contendente al titolo. We'll be right back.
comportato bene, nonostante il suo fisico eccezionale. Ah, che spettacolo meraviglioso! Pura arte! Sembra che la delegazione gallica sia in piena forma! Thank you.
lancia pugni senza chiedere nulla in cambio. Splendido! Congratulazioni Galli, vi siete qualificati per gli eventi finali. Ora avete accesso alla zona VIP. Dunque, come possiamo entrare nella zona VIP? Niente di più facile. Salite sul gradino più alto del podio, vicino alla palestra. Da lì potrete accedere alla zona VIP. Ottimo lavoro, ce l'avete fatta. Ma il tempo stringe. Chi può dire cosa stia tramando Brutus? Dobbiamo sbrigarci a prendere la chiave, amici miei. Hai ragione, Panoramix. Vieni, Obelix. Grande, ci saranno un sacco di romani. Oh, credo che la parte più difficile dell'allenamento sia finita. Sono piuttosto stupito di me stesso. Che classe! Tiro volente, magnifica azione, la scuola gallica in tutto il suo splendore. Ecco un vero contendente al titolo. Sembrerebbe uno dei migliori risultati della competizione. Una perfetta fusione di tecnica e potenza! Gallico si è comportato bene, nonostante il suo fisico eccezionale. Calmi l'animo e quei romani di certo ora sono molto calmi. Ah!
prendere in considerazione. Bomba sul pulsante dovrebbe funzionare. Vieni ad aiutarmi! Ehi là! Un sesterzo per i tuoi pensieri! Sarebbero questi VIP? Benvenuti, Galli, ben fatto. Congratulazioni, ottime prestazioni. Sarete impazienti di partecipare alla grande corsa delle bighe. Ma per accedere alla corsa dovrete prima vincere almeno due eventi e una prova di eccellenza. Se li supererete, le guardie laggiù apriranno il cancello e avrete così il diritto di partecipare alla corsa. E chissà, forse potreste persino vincere la mano della principessa. Ehi, sembra che manchi una guardia. Ah sì, scommetto che è ancora nascosta in un'anfora. Ehi, ciao Sam, cosa... Shh, sono qui in incognito. Tutti i romani sono sulle mie tracce. Ho scoperto la verità su Brutus e ho delle prove. Ah sì? Cosa hai scoperto? Brutus ha in mente un piano davvero diabolico. Lui, ascolta, non posso dirti altro. Incontriamoci nelle stanze di Brutus. Vi aspetterò lì. Ehi, aspettateci! Ma dove vanno? Non lo so, Obelix, ma come ha detto Sam Schiffer, dovremo raggiungere le stanze di Brutus in fretta. Qualcosa mi dice che questi romani ci condurranno proprio lì. Vieni ad aiutarmi! Guarda, Obelix! La porta delle stanze di Brutus! Ci siamo quasi! We'll be right back.
si sta davvero dando da fare. È quello che cercavo di dirvi. È completamente impazzito. Sta usando la chiave per riunire un esercito gigantesco. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Oh, lo fermeremo, non preoccuparti. Ma come? Abbiamo perso le sue tracce. Per il momento, ma scommetto che si trova allo stadio per la corsa delle bighe. Andiamo, Obelix. Buona fortuna, amici. Ah, un geroglifico. Dove siamo? Non lo so, Obelix, ma ho un brutto presentimento. Dobbiamo trovare un modo di tornare in superficie in fretta. Guardate i muri laggiù, potremmo provare a scalarli. Scalarli? Sono pazzi questi romani! Di vederti, Asterix. Anch'io non ce l'avrei mai fatta senza di te. Credi che ci siano altre lastre come questa? Non lo so. Per il momento sbrighiamoci a tornare in superficie. Ehi, Asterix, come faccio a raggiungerti ora? Vedo una sbarra sull'altro lato. Proviamo a usarla. Guarda, Asterix, l'ultima torcia. Sembra che porti fuori. Sembra che il tempo strilla. Dobbiamo sbrigarci, Obelix.
E i galli? Dunque voi biforchi siete venuti in città e vi siete persi? Quel romano è pazzo! Vieni qui e vedremo se farai ancora ble 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 ble. Dunque, come vi sembra? Deve essere un notevole cambiamento dal vostro misero villaggio. Sta cominciando a irritarmi. Ecco, così non sentirete nostalgia di casa. Ho una bella cartolina di casa. Guardate ste adorabili valli. Ehi, Asterix, giuro che sto per scoppiare. Resisti, Obelix. Aspettare ti farà bene. Pensando, siete qui! Temevo che vi fosse successo qualcosa! Oh, abbiamo avuto un paio di intoppi, sai com'è? Al solito! Dobbiamo fermare Brutus, hai fretta! È proprio quello che intendiamo fare! È alla corsa delle bighe! Sì, lo sappiamo, ci sarà una bella folla, il cancello è laggiù! Ed è chiuso, c'è soltanto una guardia! Non capite che se Brutus vincerà la gara, io perderò Irina per sempre! Appena cammino tra la folla, la gente... capisce subito che sono un uomo distinto. Arrivo, Irina! Hai ragione, dobbiamo sbrigarci. Ehi, Asterix, c'è soltanto un romano, posso occuparmene io. È oltre la nostra portata e dovremo rimpiazzare la guardia mancante per aprire il cancello. Andiamo! Questa parte, la corsa sta per cominciare. Sai dove si trova Brutus? Tu che ne pensi? Si starà pavoneggiando di fronte alla principessa Irina. Grazie, grazie. Traine vantaggio, misera purce. Non riderai tanto quando sarò imperatore. Maledizione, ancora quei galli impiccioni. Impossibile. Laggiù per Vulcano. C'è anche il terzo! Quel viscido serpente che vuole fregarmi la bella... Colix? Platonix? Bucolix? Alafolix! Ah, ecco, Alafolix! Che toga da femminuccia! Mentre gli ultimi concorrenti si dispongono in linea, possiamo osservare la biga del gallo Alafolix! Una crudele macchina da guerra... con delle ruote ornate di bianco. Splendido! Scivola accanto al guidatore greco Sakas Tastichis per prendere posto sulla griglia accanto all'egiziano Fenlabis e si aspetta l'inizio della corsa. Ora non resta che attendere la biga di Brutus, il figlio... Per grande Giulio Cesare, ma non mi dire. D'accordo! È tempo di spennare quello stupido tacchino gallico. Thank you.
Accidenti, un'ispezione a sorpresa. Oh no, falso allarme. Ecco, ci siamo. Ora la situazione degenererà, ve lo dico io. Aprite la porta, imbecilli! Chiudete la porta! A questo momento bloccherete l'accesso a chiunque assomiglia anche lontanamente a un gallo, d'accordo? Se fallirete, vi aspetta il fronte persiano. Sì. Ben fatto, Belix. È laggiù. Sì. È un po' perso. E ho come l'impressione che abbia preparato un bel comitato d'accoglienza. Comitato Olimpico te... Hanno anche del...